Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Mauro e oggi sono qui come promesso per parlarvi della balance patch dello scorso 11 maggio di GV2. Non è passata neanche una settimana, quindi ovviamente questa release ha bisogno di tempo per diciamo assestarsi, perché le cose sono ancora un po', come dire, alla come viene viene, diciamo così. Al momento c'è ancora bisogno di vedere effettivamente il disegno completo di ArenaNet. Inoltre vi ricordo che appunto è una patch preparatoria per End of Dragons, quindi forse molte cose avranno senso solamente alla release dell'espansione. Il video sarà a braccio con pochissimo editing, quindi perdonatemi se dirò delle castronerie ogni tanto. Ma ho anche il mio quadernino qui per gli appunti, perché è necessario fare queste cose, perché ho intenzione di parlare solamente dei punti principali, secondo me, di questa balance, perché se no si fa l'alba e non voglio essere causa di suicidi di massa. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che se volete supportarmi potete iscrivervi al canale, lasciare un mi piace o un commento, e vorrei sapere la vostra su questa balance, perché io personalmente sono ancora molto confuso. Inoltre poi vi chiedo, appunto, se non l'avete ancora fatto, di supportarmi anche sulle altre piattaforme dove potete trovarmi, tutti i social network e anche quella viola delle dirette, che adesso non posso più dire perché sennò YouTube mi leva la pecunia. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito con il video e parliamo delle informazioni generali, appunto, della release patch dello scorso 11 maggio. Cominciamo a parlare di boon e condition, in ordine Retaliation, Resistance e Torment. La Retaliation è quel boon che ormai non è più presente all'interno di GV2, in quanto evaporato dalla faccia della terra, che fino a pochi giorni fa permetteva al giocatore che ne era affetto di poter fare damage all'avversario che lo colpiva. Questo boon non è mai stato troppo impattante all'interno del gioco, specialmente in PvE, e appariva in game sotto forma di una sorta di scudo piumato sul braccio del giocatore. Al suo posto, ArenaNet ha preferito aggiungere un nuovo boon chiamato di fatto Resolution, che fa tanto profumo di marca molto costoso, che però diventa di fatto la gemella della Protection. Se la Protection infatti limita il danno diretto del 33%, la Resolution fa altrettanto con il Condi Damage. Di fatto questo boon, essendo di base molto legato al mondo del Guardian, potrebbe dare in qualche modo una mano, specialmente nelle build supportive, in quegli encounter ad alta pressure di condition, ma da qui a dire che è una condition che cambierà il metagame non lo possiamo sapere. Non è detto però che magari con End of Dragons non arrivi una Elite Spec che farà della Resolution la sua chiave di forza. La Resistance invece si trova in una situazione ben peggiore se paragonata alla Resolution. Infatti, con il cambio dell'11 maggio, questo boon ha perso la sua totale immunità nei confronti delle condition, divenendo di fatto immune solo contro quelle condi di movimento che vanno appunto a colpire il giocatore: Blindness, Cripple, Immobilize e queste. Tutte le altre, quelle che fanno damage, Burning, Poison, Bleeding, invece ce le prendiamo in faccia. Questa cosa in PvE non va molto a cambiare i game mode, in quanto è un boon usato non tantissimo alla fine, forse si preferisce il Condi Cleanse direttamente. Però in PvP e in World vs World di fatto questo cambio secondo me si sentirà in alcune classi. Non so bene che cosa ha spinto ArenaNet a voler fare questo cambio per la Resistance, che a mio avviso adesso deve essere usato in largo modo insieme alla Resolution, se no di fatto non ha molta utilità. Certo, ti permette di non essere chillato in qualche modo, ma di fatto è un boon, quindi corruttibile, e quindi non lo so, mi sembra che abbia perso molta della sua utilità. Staremo a vedere. Per quanto invece riguarda le condition, il torment è quello che è diventato particolare in questa balance, perché di fatto ha cambiato in toto il suo funzionamento, che di fatto si è invertito. Continua a fare danno overtime sul target, ma adesso fa più male se si sta fermi, quando fino all'11 era l'esatto contrario: più ti muovi con il torment, più ti fai male. Questa
Questa cosa forse in PvE non va a cambiare tanto, ma in PvP e in World vs World effettivamente potrebbe fare molto male. Inoltre, come vedrete tra poco, molte build condition in PvE hanno guadagnato di fatto molto DPS e il cambio del Torment sembra aver in qualche modo avvantaggiato questo cambio, quindi forse in PvE non è così sostanziale il cambiamento di quanto appunto si possa immaginare. Altro cambiamento importantissimo che sta mandando fuori di testa i giocatori sono i mantra del Mesmer e del Firebrand. Infatti questa skill che prima andava caricata con una piccola animazione e poi utilizzata con delle cariche a seguito anche a dei comandi vocali da parte del personaggio giocante sono di fatto state del tutto modificati. Ora sono delle skill attivabili direttamente. Per quanto riguarda il Firebrand si è persa anche la differenza delle tre cariche con la terza più forte e purtroppo diciamo che se da una parte è giusto questo cambio perché erano molto punitive come skill se consumate, dall'altra sono diventate di fatto poco curate in game. Si può partire dalla critica a mio avviso abbastanza sterile dell'icona dei mantra del Firebrand che risulta strana perché l'icona che hanno lasciato è quella del mantra da caricare, quindi è tipo un sigillo fondamentalmente che a molta gente disturba, ma penso che sia più che altro questione di abitudine. Per quanto riguarda più il Firebrand forse del Mesmer, quando i mantra erano caricabili c'era una bellissima animazione visiva e di movimento del giocatore unita appunto a dei messaggi vocali che erano di idol ogni tanto randomici. Tutto questo è stato rimosso. Ora la skill è semplicemente una piccola vomitata di fronte al personaggio che di per sé è, a mio avviso ha perso, cioè tutto il lavoro che si è fatto dietro per rendere questa skill un po' più scenica e bella si è perso in uno schiocco di dita in una patch. Molta gente infatti spera che in qualche modo ArenaNet, specialmente per il Guardian, possa riproporre la voce e l'estetica in alto, almeno in qualche modo, perché se no davvero si va a togliere del lavoro fatto bene al gioco inutilmente, cioè in qualche modo è riapplicabile secondo me, non è sbagliata questa critica secondo me, è un peccato vedere queste skill che di fatto vengono emesse come se fossero battiti di ciglia da parte del personaggio che di fatto non si muove, non fa niente, non lo so, è togliere un po' di qualità al gioco e su questa critica, ripeto, io ci sto, voglio firmare una petizione per rimettere al Guardian almeno qualcosa a livello estetico pur mantenendo il cambiamento scelto di questa balance. Ultima informazione generale è quella che secondo me ha un po' stranito i giocatori, ovvero si parla della break bar all'interno del gioco. Una volta che viene rotta la break bar in game, il boss in questione prenderà il 30% del damage power in più, mentre delle condi del 100%, cosa che ha fatto gridare dal panico tutti i power come classe in virtù del fatto che adesso i condi damage sono di fatto rotti. Ci sono molti video che parlano dei fractal, delle CM di fractal e di raid dove effettivamente fanno vedere i boss che piano piano si sciolgono manco fossero delle streghe con secchi d'acqua lanciati in faccia. Non lo so, è una scelta un po' particolare, forse è giusto perché i condi hanno più difficoltà a mettere le proprie burst, quindi magari lo recuperano con la break bar, possibile, ma è anche vero che attualmente molte delle difficoltà del gioco sono andate a perdersi, perché basta andare in un party di 5 per fare fractal con un curatore e 4 condi damage di cui uno support magari, e ecco che si è risolto il problema delle fasi dei boss difficili, perché il boss salta le fasi e va così veloce che è terrificante. Quindi non lo so, vediamo dove vogliono andare a parare. E adesso con una lunga carrellata che mi prenderò un po' di tempo parlerò dei vincitori e dei vinti di questa patch secondo il mio punto di vista.
Come detto poco fa, le condition dominano sovrane, quindi tutte quelle classi che hanno accesso al condi damage oppure gli è stato permesso con questa balance con dei cambi di tratti sono diventate decisamente più forti di prima e anche rotte. Per esempio, abbiamo il Renegade che ora riesce a raggiungere più o meno i 41k, che è uno sfacelo, il Deadeye 45, quindi ciaone, e abbiamo anche lo Scourge che arriva a 36. Tra l'altro, anche il Weaver Condi, particolarmente difficile ma forte, è stato leggermente buffato. Però secondo me in tutto questo calderone di classe Condi, quello che va a vincere a mani basse è il Mirage, che nonostante fosse un tempo già molto forte, ma poi nerfato e di fatto uscito fuori dal meta, torna in maniera violenta all'interno di GV2, non solo con un DPS Condi del tutto considerevole, ma anche con la possibilità di mettere Might, Fury e Alacrity a 10 persone da solo facendo damage. Quindi hanno creato un mostro che io non so, cioè mi piace molto il Mirage Support, però se il DPS fosse un po' più basso non sarebbe male, perché secondo me questo forse è il primo problema di questa balance. Di fatto fino adesso, a parte alcuni rari casi, tutti i support non riuscivano ad andare con i DPS oltre una certa soglia. Da questa patch alcuni DPS condition soprattutto che hanno abilità di supporto arrivano a quasi equiparare i DPS effettivi, di fatto distruggendo il ruolo del support e non lo so, torna un po' tutto confusionario. A questo punto molti DPS che fanno solo quello, non lo so, mi sembrano quasi inutili. Però stessa cosa vale per alcuni support. È vero che l'healing gli manca in questo caso al Mirage, però non lo so, c'è qualcosa che non mi torna e tutto questo. Inoltre il Firebrand, nonostante sia stato nerfato un pochettino proprio in virtù delle condition così rotte, continua a essere, oddio, sceso in terra per quanto riguarda Fractal e niente, fa male, brucia tutto e così. E credo sia giusto far presente una differenziazione fatta e voluta in maniera precisa da Arenanet tra il Dragonhunter e il Firebrand, che da questa balance in poi saranno costretti di fatto a cambiare tratti e armi. Infatti il Dragonhunter probabilmente rinuncerà allo scettro per la spada e finalmente dal 2015 forse potrà utilizzare anche l'arco lungo in PvE. Alziamo le mani al cielo in segno di gloria. Altra classe che vince in qualche modo è lo Scrapper. Sebbene debba essere ancora, secondo me, ottimizzato in alcune cose, mettere la quickness a questa classe support è stata una buona idea, perché di fatto nei contenuti da 5, ma anche in raid, ce la vedo molto bene. E anche qui alziamo le mani per la gloria. Tutto quello che invece va a prendere il Warrior è un po' particolare, perché il Warrior è stato nerfato un pochettino per quanto riguarda i banner e il Berserker, ma potenziato sullo Spellbreaker. Ma nonostante sia stato nerfato nei banner, adesso fa dei Light Field che sono immensi e grossi quanto praticamente il continente di Eluna. Quindi non so se definire un nerf nel suo caso, perché con il tratto recupera comunque una debolezza che già gli è stata data in questa stessa balance. Inoltre potrebbe essere che forse Arianeette sta cercando di cucire la prossima Elite Spec del Warrior di Kanta, magari proprio sul support, e perché no con i banner? A mio avviso sarebbe l'idea più sensata. Per quanto riguarda tutti quelli che sono stati a mio avviso gli sconfitti, nonostante sconfitti va preso tra molte virgolette, ma tantissimo, perché comunque rimangono dei DPS discretamente ottimali, l'Holosmith è stato leggermente, ma proprio un titinino nerfato. Poi abbiamo, come ho già detto, il Dragonhunter che può dire addio al suo scettro Shaone e ci vediamo nella prossima espansione. E sicuramente il mio amato Soul Beast in Power è stato di fatto molto nerfato, visto che la skill Sickem, che permette di fare molto male, adesso una volta che si è fusi con il pet fa meno damage. Di fatto ha perso molto DPS sul lungo termine, meno nel burst iniziale. Staremo a vedere un pochettino, perché anche qui forse Arenanet sta cercando di invogliare i giocatori a fare qualcos'altro, perché magari il Soul Beast diventerà totalmente Condi o ibrido, magari come appunto sta uscendo in alcune build, e magari la prossima Elite Spec di Kanta sarà di fatto quella Power. Staremo a vedere.
Altre cose interessanti che sono uscite appunto all'interno di questa build è il fatto che il Renegade ha una build power che, pur non essendo poi così grande di DPS, comincia a farsi vedere in giro. L'Herald, come sempre, non è stato considerato, non so bene perché, per il PvE. E l'ultima cosa che mi sento di dover dire, che ha mandato davvero, proprio ha fatto svangolare tutte le persone, è il fatto che Arianet ha deciso di cambiare la scritta offline all'interno del gioco, di fatto scegliendo di mettere un trattino tra off e line, cosa che prima non c'era. Questa cosa ha fatto partire una guerra di grammar nazi su Reddit, che non mi giustifico, però la dico perché non lo so, mi ha fatto molto ridere pensare alla gente che sta litigando su questa cosa mentre il meta si sta sfasciando su se stesso. Ragazzi, di informazioni per la balance ce ne sono davvero tante altre, quindi io vi invito di andare a leggere tutto quello che c'è a riguardo con il link che trovate in descrizione. Vi metto anche un link che ho trovato della wiki ufficiale sul Discord degli Xenocrow, dove si stanno cominciando a testare alcune build prima che escano di fatto appunto i benchmark effettivi, dove ci sono anche cose interessanti come il Condi Reaper o il Power Scrapper, che adesso sono cose a quanto pare viabili, quindi andate a divertirvi. Ovviamente ho cercato di rendere tutto il messaggio di questo balance quanto più breve possibile, perché sennò la roba era davvero tanta, ma penso di esserci riuscito quantomeno a dare delle informazioni generali più o meno su tutte le classi. Io ragazzi vi ringrazio di aver visto questo video, vi ricordo che in descrizione trovate tutto quello che serve per essere dei bravi giocatori di GV2 in Italia, quindi Arco del Leone, Pessimismo e Fastidio, MMO.it, tutti i miei social, il sito delle live viola. Oddio, ho finito l'aria e niente, ragazzi noi ci vediamo con un prossimo video, spero che questo sia stato di vostro gradimento e finalmente dopo altri 7 mesi circa, sì. Arriverà un Cronaca di Tiria. Quindi forse nel 2043 finirò la Living World Season 1. Ciao ragazzi.